Eccoci qua, un saluto a tutti. Nell'attesa forse vana della release 1.0.0 della primavera 2022, concentriamoci su qualche giocatore che nella demo mi ha dato qualche spunto e mi è piaciuto di più. Partiamo da Josip Iličić, non a caso, è un giocatore che ho sempre considerato un grandissimo giocatore in tutte le squadre in cui è andato. All'Atalanta, secondo me, sta dando il meglio di sé. Un mancino. Con un grandissimo dribbling e con un tiro proprio niente male. Partiamo dall'analisi della sua scheda. Vediamo subito che un 85 è una seconda punta. Se vediamo le zone del campo in cui è più efficace nella figura in alto a destra, abbiamo che adesso è una seconda punta, però potrebbe essere anche un trequartista, un esterno sinistro avanzato, un esterno destro avanzato e anche una punta. E può essere adattato anche a centrocampista laterale destro o centrocampista laterale sinistro, eventualmente con qualche carta posizione, come succedeva con PES 2021, semmai ci sarà. A sinistra vediamo invece l'esagono che rappresenta le sue forze. Nel dribbling assume i valori superiori, come vedete. Velocità non tanto, è un po' lenta a dire la verità, e il tiro è un po' basso, sì, però la sensazione, aspettate, perché la sensazione in campo è un pochino diversa. Passaggio, diciamo, nella media e forza non moltissima. Caratteristiche fisiche, altezza 1,90 m, 79 kg, 33 anni, e il piede preferito, come tutti sappiamo, sinistro. Analizziamo poi qualche sua abilità. Subito all'occhio va con l'87 di controllo palla, con un possesso stretto di 85, dribbling 84, quindi queste sono le sue caratteristiche principali. La velocità sembra un pochino bassa, soltanto 71. Potenza di tiro 80, però secondo me la precisione di tiro è molto alta. Per quanto riguarda le sue caratteristiche negative, a parte quelle di portiere ovviamente, troviamo un'aggressività piuttosto bassa, abbinata a un contrasto ancora più basso e il coinvolgimento e il comportamento difensivo bassi. Praticamente lui casca solo se lo tocchi e in difesa non ci torna, manco se l'ammazzi. Altre caratteristiche, la frequenza del piede debole alta e la precisione del piede debole molto alta, quindi è vero che è mancino ma tira bene anche di destro e spesso. Forma incostante, quindi altalenante, lo puoi usare non sempre. Resistenza a infortuni media. Vediamo poi le sue abilità particolari che sono la finta doppio passo, il doppio tocco, la veronica, il tiro a giro da distanza, il lancio lungo, il tiro di collo, tiro a salire, colpo di tacco, passaggio filtrante esterno a giro. Da tenere sempre in considerazione, le finte doppio passo, il doppio tocco. Sempre con giocatori che ce l'hanno perché sono così sono veramente efficaci. Il tiro a giro da distante è ottimo per provare soluzioni da fuori nel caso le difese siano chiuse. Lancio lungo e passaggio filtrante messi insieme possono essere veramente letali se usate Iličić come trequartista, per esempio. Tiro di collo per tirare delle bombe da fuori. Praticamente usatelo per tirare e per fare gran lanci da distanza. Vediamo allora come si comporta in campo il giocatore dopo averlo visto sulla carta. Naturalmente è un riferimento per l'attacco dell'Atalanta. Qui viene servito, prova il dribbling e viene steso. Allora, qua questa punizione lui la segna, però non tira molto bene le punizioni. Ha il tiro di collo, quindi se si vuole tirare una punizione è meglio tirarla di collo. Qui l'ho fatta a giro, ma non è il suo miglior numero. Sfruttiamo la sua capacità di tirare di collo. Qui mi è uscita così, per fortuna la palla è entrata, però non è quella la sua abilità. Però, come vi dicevo prima, una delle sue principali abilità è il dribbling. Qui vediamo servito. Da prima di centrocampo scatta, è inseguito da Chiellini e con questa forbice se la porta via e poi col tiro a effetto, tiro a giro dalla distanza, la butta dentro. Questa è una delle sue azioni migliori, secondo me, scatto verso la porta, dribbling secco e tiro.
qui il povero Chiellini non può fare altro che vedersi la palla passare sotto le orecchie. È ottimo anche nei tiri acrobatici. Qui ho ripreso questa clip di un colpo dello scorpione. E la sua capacità di dribbling non ha certo capacità particolare, ma il tiro dello scorpione è proprio una sua abilità di agilità, molto probabilmente, di facilità di tiro. Qui riprende un passaggio e la butta dentro, molto semplice. E infine, vabbè, un calcio di rigore, è un ottimo rigorista. Quindi ve lo consiglio vivamente, buon divertimento e alla prossima con un nuovo giocatore. Ciao!